Buongiorno a tutte e tutti, permettetemi solo di lasciare la parola al professor Tabusi, che è responsabile scientifico del progetto, per un brevissimo insomma, saluto introduttivo. Benissimo, grazie infinite. Io per l'Università per Stranieri di Siena voglio ringraziare moltissimo la regione toscana, che ci ha dato modo di realizzare questo progetto. Ricordo all'epoca l'assessore Barni, ma poi chiunque poi ha ha preso le redini e ha seguito questi progetti, l'ho fatto in modo eccellente che, e quindi vogliamo ringraziare la, la Regione, l'Ufficio Regionale del Trasferimento Tecnologico, il progetto Giovani Sì, particolarmente azzeccato, permettetemi di ringraziare l'Accademia dei Fisiocritici, che è l'ente culturale con cui abbiamo lavorato. Oggi l'Accademia celebra il suo 33esimo anno dalla Fondazione e per questo motivo non riescono ad essere qui eh, presenti, ma vi salutano e ci eh, ringraziano anche loro la Regione e il professor Giuseppe Manganelli. Al professor Giuseppe Manganelli il Presidente va il nostro saluto. il lavoro. Ha dato ottimi frutti, adesso lo sentirete raccontare da Daniele Mezzapelle, che era uno degli assegnisti, adesso è un ricercatore. Andrea Simone, l'altro segnista, non è con noi perché è a Trento ad un convegno e quindi gli esiti sono stati ottimi in termini di collaborazione con l'Accademia di Fisiocritici che dura ancora oggi, la metodologia ci è stata richiesta in varie parti d'Italia e non soltanto e quindi molto interessante e l'autonomia dei giovani va da sé, tutti e due sono diventati ricercatori, non rubo più tempo, parola a Daniele, grazie. Grazie, grazie. Allora, eh, rapidissimamente, quindi l'acronimo SNAP è RAGIOFIA per, per l'innovazione umanistica applicata ai luoghi di cultura e come è stato detto, con i due assegnisti seguiti dal tutor scientifico e il professor Tabusi. La, eh, per quanto riguarda il nostro partner principale, appunto, è stata già nominata l'Accademia dei Fisocritici come operatore della filiera culturale creativa e altri partner di, se, diciamo di secondo livello. Come la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e i laboratori geocartografici dell'Università di Roma III e dell'Università di Cassino. Eh, per chi non la conoscesse, l'Accademia dei Fisiocritici è un, un luogo davvero eh, speciale perché oltre ad essere un'accademia è anche un museo di eh, storia naturale. E una biblioteca e archivio storico. Come diceva il professor Tabusi, ricorre oggi il 333 anniversario della nascita, insomma, di questa accademia, che ha annoverato tra i suoi accademici, e svolge tuttora questa attività appunto di ricerca scientifica e di perorazione della ricerca, ha annoverato, dicevo, personalità davvero illustri. Eh, L'obiettivo del progetto, quindi, oltre la parte strutturale, era quello di portare una certa innovazione geografico umanistica, un'innovazione umanistica attraverso i eh, metodi e gli approcci di tipo geografico che poi è la nostra disciplina. E per questo abbiamo cercato di eh, fin dalle prime battute di portare una pratica innovative che si potessero applicare e che potessero ehm, a portare grazie all'utilizzo fondamentale delle eh, ICT quindi del, um, di tutte le tecnologie e le innovazioni digitali eh, un felice connubio quindi nell'aumentare il senso dell'accademia tanto nello spazio reale quanto nel cyberspazio al fine di restituire una certa idea di luogo rafforzata proprio in funzione della sua enorme dotazione di patrimonio culturale per far questo è chiaro che la dimensione culturale la dimensione tecnologica Abbiano dovuto eh, dialogare e andare a braccetto, quindi abbiamo dovuto cercare di lavorare eh, apportando la geografia e il, le metodologie e le tecniche della geografia in un lavoro di tessitura tra questi due ambiti particolari. Ecco perché allora vediamo che nella dimensione culturale si cercava un certo nodo di senso, no? il senso del luogo che quindi diventava un nodo centrale rispetto a tutta la patrimonializzazione e per far questo, come vi dicevo, abbiamo utilizzato eh, le, quel, tutta una serie di eh, tecnologie. A tal proposito, però, quindi, eh, ricorriamo a una metafora che ben spiega il nostro approccio metodologico ovvero che la tecnologia è un'angolazione di tutta la vicenda e non può andare eh, da sé come binario a sé stante. Allora, questo perché? Perché eh, grazie a tutto l'utilizzo di una serie di strumenti e, eh, e apparati eh, possiamo metaforizzare quella che Piercing, eh, in un noto romanzo che si chiama appunto la, Lo Zen e l'arte della manutenzione della, mici, della ma motocicletta, eh, vede come una visione classica del, delle cose, cioè come singole componenti eh, con una certa dotazione anche con quindi un certo dettaglio tecnico di conoscenza per la conoscenza di questi oggetti e allora nella metafora noi possiamo individuare nelle singole componenti di questa motocicletta tutta una serie di eh, tutta una serie di possedimenti insomma di oggetti dei vari patrimoni che l'accademia poteva eh, che l'accademia possiede ma tutto questo il nostro obiettivo è stato quello di metterla a sistema e quindi di fornire, grazie a un approccio culturale basato su un nuovo immaginario, basato su una interconnessione non solo di luoghi ma anche di idee. Eh, L'aumento di quella che dicevamo prima di quella idea di luogo di quella visione che potesse mettere a sistema tutti questi oggetti, e allora dalla singola componente si passa alla visione romantica, secondo Piercing, eh, della complessità, la visione quindi della messa a sistema di tutti questi oggetti che facesse sì che, eh, grazie al carburante che abbiamo messo dentro, ovvero quello dell'approccio geografico, ci potesse portare lontani e potesse portare questo nuovo senso di luogo e il nuovo senso di idea dell'Accademia verso nuovi orizzonti per essere molto umili. Allora, eh, ci ho detto, quindi qual è l'obiettivo finale del progetto GeoUalk applicato all'Accademia dei Fisiocritici? È quello di vedere lo spazio come trama. Con eh, l'obiettivo di creare questi filamenti culturali e creare una nuova trama spaziale o cyberspaziale, quindi tanto nello spazio reale quanto nel cyberspazio, al fine di poter eh, a, appunto andare a individuare nuovi orizzonti. Come l'abbiamo fatto? Ci siamo inventati tutta una serie di. Attività, sempre cercando di rendere pratica questa, eh, queste idee che muovevano e che erano la base del nostro progetto, e quindi siamo passati da Strumenti un po' più, diciamo, prettamente geografici come eh, Google Earth, l'utilizzo del software Google Earth che ci permetteva quindi di fare dei voli, cioè delle zoomate e delle connessioni tra eh, diversi tipologie di luoghi, fino a quelli un po' più strutturati e tecnici, delle analisi quali quantitative. E eh, di alcuni dati del museo del patrimonio fino ad arrivare poi, insomma, allo strumento principe che è quello della cartografia. Qualche rapidissimo esempio: come vi dicevo, nel... qui abbiamo il video dei nostri voli, ovvero dell'interconnessione tra un oggetto come il marmo posseduto dall'Accademia e il suo luogo di provenienza. La semplice connessione anche visiva di, questi, di questo luogo d'origine, luogo di ritrovamento o luogo di musealizzazione, diciamo che crea nella direzione di quella creazione di connessioni di cui dicevamo prima. Come vedete, anche insomma, estratti di database, analisi statistiche e analisi dello status quo dei vari musei a livello nazionale. La cartografia, eh, come naturalmente importantissima, abbiamo lavorato sulla distribuzione del, del patrimonio, eh, naturalmente, qui in una forma del tutto potenziale, non definitiva, perché il nostro obiettivo era quello di far vedere anche semplicemente dove le cose possedute fossero, da dove provenivano e in questo caso abbiamo fatto sia una classificazione per semplice paese di provenienza oppure magari classificazioni più raffinate come quelle relative alla categoria merceologica, cioè il tipo di minerale, per fare l'esempio dei minerali, e eh, il nostro al fine di arrivare a un incrocio di più database, sempre in maniera mai definitiva, perché sono una potenzialità, solo una delle tante letture che possiamo dare. Eh, in ogni caso, però, far vedere un incrocio o un'assenza di, um, di um, patrimonio e di incroci. Mi spiego meglio. È, è da questa carta che va a incrociare più database... E più rilevazioni di, anche di progetti che il Museo, il MusNAF, il Museo di Scienze Naturali, porta avanti come quello della Citizen Science, eh, vediamo appunto come delle rilevazioni sono localizzate in un luogo piuttosto che in un altro e magari riuscire a fare delle analisi di sintesi che ci eh, forniscano il perché in determinate zone ci siano delle concentrazioni o magari in altre non ce ne fossero. Arriviamo così, quindi a un altro espediente che abbiamo realizzato, poi magari il più quello che ha riscosso abbastanza successo per il nostro progetto, ovvero quello di ideare un, in un linguaggio nuovo, in una forma un po' più accessibile, ma non per questo meno scientificamente valida in eh, quei linguaggi, insomma, quelle idee che stavamo cercando di, eh, di mettere a sistema prima. Quindi eh, la potenzialità del luogo, il senso del luogo tramite un fumetto, tramite un fumetto che poi è divenuto anche un video fumetto animato, realizzato da, interamente da noi stessi, noi dei tre del progetto. Cinque minuti. Perfetto. Allora, eh, dunque, il, questo lavoro che qui, pre che qui ho solo accennato, che vi ho inserito un estratto veramente breve di 30 secondi, giusto per dare un'idea, è comunque disponibile tramite il QR code o comunque tramite i riferimenti che qui ho indicato sul nostro sito geoyualc.it, dove è possibile trovare anche tutti gli altri um, materiali che vi ho illustrato. Allora, vado con la presentazione di questo brevissimo trailer. Io non sento l'audio da remoto, ma insomma c'è musica, audio e descrizioni. Ecco, spero si sia sentito, forse il professor Tabusi diceva che non si sentiva l'audio, vi rimando comunque nulla di che era, solo una musica di sottofondo, era più che altro per far vedere il tipo di lavoro che avevo eseguito ovvero quindi una fumettizzazione da noi realizzata di alcune immagini di alcuni eh, oggetti e alcuni reperti eh, questo fumetto animato quindi divenuto anche un videofumetto di base si tratta di base è una storia che abbiamo inventato che mette in evidenza come un oggetto del patrimonio dell'Accademia posseduto e che magari eh, scoprirete voi quale di questo possa trattarsi insomma da in là per tutta una serie di viaggi, da in là per tutta una serie di Connessioni di idee, di giochi che portano quindi o alla scoperta di ulteriori oggetti oppure insomma a una storia autonarrata che funziona benissimo da, per l'aumento del senso del luogo. Come vedete, come vi dicevo, tutto autoprodotto a bassissimo costo con alcuni software open source oppure. Oppure molto eh, a basso costo, come detto, e eh, tramite la fumettizzazione di alcune immagini o di alcuni video, come avete potuto apprezzare dal trailer, abbiamo realizzato questo prodotto. È importante, innanzitutto. Eh ringraziare, insomma, vedere la partecipazione non solo nostra di, del progetto Joy Walk ma anche di Chiara Bratto, che è la responsabile della comunicazione del museo de, dell'Accademia dei Fisiocritici e del conservatore del museo dei Fisiocritici, Andrea Benocci, che ringrazio davvero tanto e che ci hanno permesso quindi di entrare a far parte in una forma diversa in questo fumetto. Eh, oltre allo strumento didattico, perché eh, quindi c'è una storia, eccetera, eccetera, c'è anche la, diciamo una dimensione ludica de definita dal, dall'utilizzo dell'inserimento nel fumetto. Vedete qui qualcuno qui rappresentato di QR code. QR code che vanno ad amplificare. Lo strato narrativo o fanno degli approfondimenti e sono divisi per categoria, che può essere quella adatta ai bambini, con alcuni giochi a base scientifica eh, collegati al patrimonio, o addirittura con approfondimenti proprio di ricerca. E infatti abbiamo inserito delle connessioni di articoli scientifici. Di volta in volta in base alla nostra attività. E dunque, quindi, questa realizzazione di Geonauti eh, ci ha permesso di elaborare, di fare tutto un processo, insomma, alla conclusione del nostro lavoro di ricerca. Ha condensato molto bene tutta quella serie di idee che avevamo all'inizio. Eh, intanto abbiamo. Come vi dicevo, con l'utilizzo di diversi software e di diverse componentistiche abbiamo accresciuto un po' anche la nostra conoscenza personale, e eh, non, <ride> per alcune difficoltà non era per nulla scontata all'inizio. Ma è stato un processo di crescita comunque importante che ha portato anche alla messa a punto di una, sebbene non perfetta, ma quantomeno funzionale, metodologia per la realizzazione di questo, di questo tipo di attività. Metodologia che ci è stato chiesto più volte di sia in convegni scientifici o in varie lezioni, seminari, seminari universitari o laboratori vari e metodologia che quindi diventa un'opportunità in quanto innanzitutto replicabile, abbiamo detto anche a basso costo, replicabile presso altre attività scientifiche, presso altri luoghi di cultura ma anche scalabile ovvero eh, adattabile non solo a un museo ma magari a una rete di musei o, rete di musei o altri eh, organismi. E inoltre, quindi, come vi dicevo, ha permesso la felice e feconda collaborazione con l'Accademia stessa, eh, che continua ancora oggi e infatti abbiamo tutta una serie di progetti che stiamo portando avanti, oltre che renderci anche, insomma, soddisfatti di questo percorso perché ci ha permesso di uh, appunto accrescere le nostre capacità di ricerca e di lavoro e ci ha fatto, fatto sì che potessimo essere... Assunti come ricercatori presso l'Università per Stranieri di Senna. Vi ringrazio davvero molto per l'attenzione. Grazie, grazie mille.